Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Runway, il nostro programma dedicato alla moda, alle tendenze, il programma preferito di ogni fashion victim. Oggi puntata speciale, puntata prettamente rosa dedicata alle donne perché parleremo di quello che è il migliore amico delle donne, il reggiseno, così è stato definito. Pensate che l'80% delle donne sbaglia nello sceglierlo. Allora, come fare? Bene, niente paura perché oggi avremo in collegamento un'esperta che ci dirà proprio quelle che sono le linee guida su come scegliere bene, nella maniera corretta, il proprio reggiseno. Allora, non perdiamo tempo, io vado subito a collegarmi con Anna Stefoni, Personal Bra Lady. Ciao Anna, benvenuta. Ciao Manuel, ben trovato, grazie Anzi, a tutti. Sì, più che benvenuta, io direi che grazie per accoglierci, perché siamo noi che veniamo nel tuo negozio. Grazie per averci spalancato la tua fotocamera. grazie, grazie Allora, a te. Anna, io. Finalmente lo possiamo riaprire il Esa negozio. esatto, ecco, giusto anche dire questo. Finalmente possiamo riaprire i negozi, finalmente possiamo tornare. Ci fa molto piacere oggi venire da te. In particolare, noi ti abbiamo contattato perché tu sei un'esperta di intimo, sei una personal bra lady. Allora, dici un po' esattamente che cosa significa? Allora, bra, come parecchi sanno, in inglese significa reggiseno, personal, ovviamente personale, ladies, perché noi siamo tutte donne. Le personal bra ladies siamo delle specialiste nella scelta del reggiseno giusto. Siamo una rete di circa 20 negozi, abbiamo in tutta Italia, abbiamo sentito l'esigenza di unirci per fornire alla clientela un servizio di alta qualità. Noi abbiamo la caratteristica di avere negozi piccoli di vicinato in tutte le città d'Italia, da Milano, Torino fino in Puglia, e abbiamo tutta un'esperienza che è ultra ventennale. Quindi noi conosciamo molto bene le donne. Abbiamo visto tanti seni e sappiamo consigliare alle nostre clienti la scelta del reggiseno giusto. Bene. Perché, come dicevi tu prima, tantissime donne sbagliano l'acquisto del reggiseno perché non sanno quale è la taglia più giusta a Non loro. sanno E qual è noi. appunto la propria taglia, perché poi in realtà parliamo qua prima, seconda, terza, ma c'è tutto un mondo dietro, no? Quando uno, io mi immagino, quando uno dice voglio reggiseno taglia terza, se sì, no, non è finita lì, perché ecco, allora, visto che io sono molto curioso, direi diamo subito, facciamo una bella dimostrazione e vediamo proprio come funziona una consulenza con una personal bra lady. Una consulenza, perché appunto è quello che noi proponiamo alle nostre clienti, ovviamente consulenze gratuite che avvengono all'interno del negozio, Certo. finalizzate appunto ad aiutare la cliente nella scelta. Come dicevi tu, la famosa terza, quasi tutte pensano di avere una terza, ma non è detto. A volte chi mi chiede la terza magari scopre di avere una seconda. Vi spiego perché. Vediamo. Mi avvalgo della presenza di una modella che è un congiunto. Ottimo, noi la ringraziamo. Grazie per aiutarci. Sì, che indossa uno dei reggiseni che abbiamo in vendita Ok. nel nostro negozio. Sì. Questo reggiseno, che ovviamente abbiamo scelto prima, è un reggiseno giusto. Adesso vi faccio vedere perché. Innanzitutto, prendo le misure alla cliente con il centimetro da sarta Sì, vedete? del torace. Ok, quindi prima cosa si prende un centimetro da sarta e si va a prendere la misura del torace. E tiro un pochino perché consideriamo che il reggiseno è di elastico, Certo, quindi deve se abbracciare. prendessimo la misura come farebbe una sarta, sarebbe già troppo grande. Quindi adesso io ho letto 76-77, quindi mi vado a posizionare su un 75, che nelle nostre tabelle che abbiamo noi, personal bra ladies, venditrici di reggiseni che ci forniscono anche le aziende che trattiamo Certo. e poi che chiaramente ci formano anche
spiegandoci. Certo, che vi danno quelle che sono le indicazioni, i riferimenti, perché poi anche lì parliamo di numeri. Tabelle e sappiamo già che questo 75 corrisponde ad una terza. Poi vado a prendere la circonferenza della profondità massima del seno. Sì. In questo caso pure abbiamo un 92 circa e sempre attraverso le tabelle sappiamo che corrisponde ad una coppa di didomodossola. Sì. Ovviamente noi, grazie alla nostra lunga esperienza, quasi il centimetro non lo usiamo più, perché ci basta vederla una donna per a colpo d'occhio già capite, giustamente. Però, dopo tanti anni, esatto, quindi spesso a me basta guardare la cliente per indovinare la taglia, o al massimo aggiustiamo un pochino il tiro. Quindi abbiamo capito che nel caso della nostra modella abbiamo una terza D. Che cosa significa la terza D? Una circonferenza media, no? Perché sì, appunto la famosa terza è molto utilizzata, però abbiamo una profondità di seno piuttosto abbondante. Quindi la coppa D serve ad accogliere un seno piuttosto prosperoso. Le misure dei reggiseni, infatti, sì, vanno, per quello che riguarda la circonferenza, sì, dalla prima alla decima. Ok, per la circonferenza abbiamo un numero che vanno quindi da 1 a 10. Quando, esatto, invece parliamo di profondità del seno, corretto? Esatto, parliamo di lettere. Lettere. E quindi partiamo dalla A fino ad arrivare addirittura alla J. Perfetto. Quindi noi possiamo avere una terza, coppa A, coppa B, coppa C, e così via. Quindi ecco perché a volte delle anche ragazze giovani che hanno un seno molto abbondante mi dicono: io porto la sesta. Invece no. Perché magari hanno un torace piccolo come quello della nostra modella, ma semplicemente la profondità della coppa più abbondante. Qui è importante infatti il passaggio della circonferenza torace. Girati per favore. Ok. Perché se andiamo a prendere, nel caso della nostra modella, se io avessi fatto indossare una quarta o una quinta, la circonferenza del torace sarebbe stata troppo lenta. E certo, partiamo dal presupposto che l'80% del sostegno di un reggiseno sta nella giusta circonferenza. Benissimo. A volte si pensa erroneamente che il sostegno di un reggiseno sia nella bretella. E invece ma in realtà, no. Esatto, in realtà la bretella deleghiamo solo il 20%. Perfetto, perfetto. Quindi non è nella bretella, ma nella circonferenza. Devo dire che appunto nell'immaginario comune si pensa alla bretella, no? Che sostiene. Esatto, infatti, parecchie donne tirano la bretella perché vedono che non ottengono quello che vorrebbero. Tirando la bretella poi si formano tutti quei solchi che le donne conoscono bene, e poi soprattutto avviene questo, guarda Emanuele. Vediamo. Se io tiro troppo, tirando sulla bretella, che cosa succede? Questo va su, sale pure la circonferenza sulla linea perfettamente orizzontale, e questo è assolutamente un modo sbagliatissimo di indossare il reggiseno. Perché le signore vanno a tirare le bretelle? Perché no? Se questa parte fosse lenta, sì, sento l'esigenza di tirare, combinando, certo, dei guai grossi, sia alla postura, ma anche alla salute, perché a quel punto eccolo il reggiseno che fa male. Perché, ecco, il reggiseno della taglia giusta non fa male anche se ha il ferretto. Infatti, vediamo qui il ferretto della coppa giusta per la modella, che gira molto a largo e quindi non dà fastidio, quindi né a livello di salute né a livello di dolore, che invece provocherebbe se fosse qui. Ecco, vedete, dietro un reggiseno non c'è semplicemente l'aspetto estetico. Quando si sbaglia un reggiseno, oltre a quello che può essere magari un risultato non sperato, c'è anche un discorso che andiamo a, come dire, a toccare quella che è la nostra postura. Io ad esempio ho tante amiche, mi capita sempre, no, di vederle con questi reggiseni fastidiosi. In realtà non è il reggiseno fastidioso, non è magari neanche la marca, perché poi spesso spendono anche tanti
tanti soldi, e invece il discorso è proprio che non è il reggiseno giusto. Non è il reggiseno giusto, esatto. Perfetto, esatto. Quindi una volta che noi abbiamo trovato, insomma, che voi donne, mi ci sono messo pure io, ma non è così, anzi da oggi bisognerà fare qua pure attenzione a noi maschietti quando andiamo magari a regalare un reggiseno, vero Anna? Sì. In genere la mia fidanzata porta la testa. Certo, come no. Disastro più totale. Vabbè, dai, cambieremo regali per amiche, fidanzate, mamme e quant'altro. Nascosto in momenti non sospetti, si va magari ad indagare, si fanno delle domande, oppure se c'è intimità si può andare a leggere qualche cartellino. Così si fa la sorpresa. Sempre bella. Se però la ragazza in questo caso è andata da una personal brand lady, perché se no facciamo errore su errore. Errore su errore. Molto esatto. Bene, allora Anna, una volta che noi abbiamo trovato il reggiseno giusto, a questo punto però parliamo anche di un altro aspetto molto importante, perché poi un buon reggiseno ha anche un suo costo, giustamente, parliamo di quella che è la manutenzione del reggiseno. Come se ne prende cura? Come si prende cura di un reggiseno? Intanto la nostra modella si sta cambiando, sì. Perché poi Manuel le voglio farti vedere un altro genere. Ok, di... va bene, intanto che si cambia diamo qualche indicazione. Questo è il nostro logo, Manuel, sì. Per Ladies, e questo mi permetto di, sì. di indicarti il nostro sito, dove è spiegato in maniera anche più ampia tutto quello che io sto dicendo, e soprattutto ci sono indicati gli indirizzi di tutte noi. Benissimo. Poi, io ho messo qui, si vede bene il cassetto? Sì, il classico cassetto dei reggiseni, scommetto. Esatto. Infatti ho preso non uno del negozio, ma uno del mio armadio, perché ecco. Quelli del negozio sono più alti, certo. E quindi non sono realistici per quello che adesso vi vado a dire. Allora, innanzitutto consideriamo che non c'è in realtà un'azienda che consigli il lavaggio in lavatrice per un reggiseno. È chiaro che tutte noi lo facciamo, me compresa, quindi dobbiamo essere il più delicate possibile. L'ideale sarebbe lavarlo a mano, ma ovviamente la vita che conduciamo... Certo, per motivi di tempo, chiaramente. Siamo tutte un po' di corsa e quindi utilizziamo la lavatrice. Ovviamente nel lavaggio dell'intimo, ma soprattutto dei reggiseni, utilizzeremo un lavaggio delicato, breve, mm-hmm. ed una temperatura piuttosto bassa. Io mi posizionerei anche intorno ai 30 gradi, perché teniamo conto che la temperatura alta potrebbe cuocere l'elastico. Ecco, questa pure è un'indicazione che va data. La temperatura alta rischia di cuocere l'elastico. Esatto, quindi poi abbiamo quell'effetto organetto che in realtà... Che rovina reggiseni, mutande, calzini, esatto. No? Uno spesso alza la temperatura pensando di lavare, diciamo così, disinfettare, e invece poi va a fare anche dei danni. Quindi temperature basse. Un reggiseno buono ha sì. una vita media lunghissima, Manuel, prima tu parlavi di prezzo. Sì. Talmente lunga che ammortizza veramente bene il costo, perché parliamo di oltre un anno un buon reggiseno. Un buon reggiseno. Se ci vogliamo divertire, e so ad ipotizzare, faccio un esempio banale, 60 euro diviso 365 giorni, vediamo che stiamo spendendo veramente pochissimo al giorno per la nostra estetica, ma soprattutto per la nostra salute. Per la nostra salute, perfetto, benissimo. Okay. Allora. Ho detto un reggiseno, ecco, a proposito della manutenzione, sarebbe bene averne chiaramente due o tre da far ruotare durante anche l'arco della settimana, quando lo cambiamo, perché portare sempre lo stesso modello pure non va benissimo. Okay. Quindi... tornarli, e ecco che la durata poi chiaramente si allunga. Quindi con un investimento di due o tre reggiseni veramente siamo coperte per un anno. Adesso invece veniamo alla manutenzione. Intanto abbiamo detto che il reggiseno va lavato a temperature basse. Esatto. Se usiamo chiaramente detersivi
da lavatrice piuttosto delicati e soprattutto un consiglio che mi dava sempre mia madre, mai eccedere nell'utilizzo del sapone, Ok. perché tutta quella schiuma non serve, perché avete visto quando poi andiamo a sciacquare, sciacquare esce sempre la schiuma, e quindi vuol dire che ne abbiamo messa Troppa, tanta. quindi poco sapone. Quella che resta poi mi continua a lavorare dentro queste fibre e fa un po' l'effetto della temperatura, me le brucia. Quindi non è Certamente. necessario andare giù con tanta quantità di detersivo, anche se poi quello della lavatrice fa meno schiuma di quello a A mano. mano. Ok, una volta quindi che l'abbiamo lavato, poi Prima di sì. lavarlo, per chi la possedesse una sacchetta di questo Sì. genere, questa è come una federa di cuscino, è tutta traforata. Possiamo metterli là dentro. Se non avete questo tipo di sacchetta, va benissimo anche una federa. Ok, bene, E un sacchetto di cotone, che protegge i reggiseni. magari anche una federa vecchia che è molto, molto consumata, quindi Certo, fa. così almeno, no, c'è il passaggio dell'acqua e del sapone. Esatto. E a questo proposito, prima di metterli dentro il sacchetto, Sì? e poi la stessa cosa che vi dirò per il cassetto, chiuderli. Ok, e vanno chiusi, benissimo. Vanno chiusi perché vanno chiusi? Nel caso di questo modello, ad esempio, che è tutto liscio, non c'è un grande pericolo, ma questo che è sul genere di quello che indossava la modella prima, che ha dei pitti, Sì. se lo mettiamo così sciolto nella lavatrice, i gancetti potrebbero andare a tirare i pitti, si Certo, si potrebbero perdere. potrebbe rovinare. Allora lo agganciamo prima e Ok, quindi questa è poi lo un'altra mettiamo. indicazione. Va agganciato, può essere in questo sacchetto e va messo in lavatrice. Riduciamo questo rischio. Sempre appunto, una volta che li abbiamo lavati ed asciugati, li posizioniamo nel cassetto. Ecco. Quindi di nuovo li agganciamo e li andiamo a mettere nel cassetto, non so se riesco Perfetto. Benissimo, benissimo. Quindi, una volta che sono stati lavati e asciugati, vanno poi riagganciati, ecco qui, e vanno messi nei cassetti in questo modo. Non vanno piegati. Ecco. nella loro larghezza. Perfetto, benissimo. Questo mi sento dire dalle clienti, ma io non ho spazio. Posso garantire che questo sistema, vedete, qui ci sono tre reggiseni, Sì. uno dentro l'altro, addirittura con questo sistema risparmiate spazio. Perfetto, ecco, addirittura vedete, mettendolo uno sopra l'altro si risparmia anche spazio. A volte bastano veramente delle piccolissime indicazioni. Questo, Manuel, assolutamente sì, vedi, sono cose magari per noi che lavoriamo Certo. nell'ambiente ormai ovvie, ma chiaramente. Questo perché si fa, Manuel? Perché lo mettiamo così largo? Perché se facciamo Sì. questo movimento, che invece l'altra Questo grande. è una cosa che si fa sempre, sì, si va a rovinare il capo. Diciamo che si va a rovinare anche perché veramente per esperienza qualche errore l'abbiamo fatto anche noi negli Certo, anni. Io mi sono assolutamente accorta che si fanno delle grinze in sì. una sola delle due coppe facendo questo movimento. Ecco. Quindi è ancora più dannoso perché quando andiamo ad indossare il reggiseno, magari sotto una camicia trasparente o leggera. Aderente, rischiamo di avere delle grinze su una coppa e sull'altra no. Ok, Esatto. Anna, quindi grazie davvero per questi tuoi preziosissimi consigli legati proprio alla manutenzione del reggiseno. Intanto ti chiedo se la modella è pronta, così vediamo la seconda parte della dimostrazione, perché poi qui noi staremmo un'altra ora a parlare con te, ma purtroppo il tempo è tiranno. Poi Vediamo un po'. dobbiamo aprire il negozio, Voi dovete sì. aprire il negozio, giustamente. Esatto. Vediamo un po', adesso qui che succede. Qui è successo che la modella ha indossato un reggiseno per lo sport. Sì. Vedete che quasi sembra un Un top, top, e sì. Ecco. dietro addirittura allo scollo all'americana. Esatto. Perché ci tengo a farvi vedere Sì. questo genere di reggiseni? Perché innanzitutto diciamo, consiglio alle signore mai utilizzare lo stesso reggiseno che utilizzate per la quotidianità, lo stesso in palestra, mai. Mai. Certo. Perché andiamo a fare dei movimenti in palestra che ovviamente non sono quelli della quotidianità. Quindi Esattamente.
rischiamo di, oltre che di rovinare il reggiseno, anche di farci dei danni noi, perché sì, ad esempio il ferretto va a fare dei movimenti, certo, che non sono previsti e quindi ci va lì a danneggiare. Quasi sempre, ovviamente, il reggiseno da palestra poi non ce l'hai il ferretto. Esatto. E quindi questo primo consiglio. In particolare questo reggiseno, in tantissimi anni di esperienza, credimi Manuel, io l'avevo preso per lo sport, avevo clienti, sì, che mi chiedevano, soprattutto quelli che tenessero alle forti oscillazioni, sì, a seconda dei tipi. Mi sono accorta con gli anni che è utile a tantissime altre situazioni, sì, ad esempio la gravidanza, perché in gravidanza il seno aumenta molto di volume e quindi bisogna comprare immediatamente delle taglie in più. Questo reggiseno si preforma. Ah, perfetto, quindi diciamo così è un reggiseno che ci accompagna, possiamo dire così, durante una gravidanza. Esatto, diciamo anche durante il ciclo di una donna c'è quel momento in cui il seno si gonfia il seno un pochino, cambia. Quindi questo potrebbe essere utile. Perfetto. Può essere utilizzato quindi per tutto il periodo della gravidanza e utilizzato anche dopo per l'allattamento, perché essendo abbottonato davanti, certo, possiamo sganciare anche uno solo dei due gancetti, nemmeno tutto, e allattare comodamente. Anche benissimo. Questo, ti ripeto Manuel, grazie soprattutto alle mie clienti, perché erano loro a dirmi l'utilizzo che andavano a fare. Certo, le varie esigenze, giustamente. Allora Anna, io direi che abbiamo toccato già qui più di qualche tasto, quindi se sei d'accordo io direi che torniamo a trovarti, sempre magari durante la chiusura del tuo negozio, così non disturbiamo te e soprattutto non disturbiamo le tue clienti. Intanto però ti ringraziamo per le indicazioni che ci hai dato, per scegliere il reggiseno giusto, per la manutenzione del reggiseno, e poi soprattutto abbiamo toccato anche un po' lo sport. Ci hai detto che non va utilizzato lo stesso reggiseno che si utilizza per la vita quotidiana e per l'attività fisica, perché giustamente facciamo delle azioni, dei movimenti che sono diversi, poi si suda di più. E poi addirittura ci hai mostrato questo reggiseno che sembra essere un alleato per le donne, per diverse esigenze, per i vari cambiamenti. Mi è capitato ormai tanti anni fa, quindi per me non è più una novità, di avere persone che avevano affrontato un'operazione, forse sì, anche di chirurgia estetica, che venivano con la ricetta, la prescrizione del chirurgo, indicando questo tipo di reggiseno, ovviamente in bianco, perché certo, sai che in queste circostanze il bianco è d'obbligo, sì, quindi questo tipo di prodotto è quasi un presidio medico, perché ho avuto tante clienti con la ricetta proprio dal dottore che gli prescriveva il reggiseno. Esatto. Il reggiseno giusto. Perfetto, allora Anna, ti volevo fare tante altre domande, ma io direi che, come detto, torneremo presto a trovarti, ci darai altri consigli tecnici, pratici, e poi, perché no, magari... Possiamo parlare di costumi se vuoi, perché noi oltre ecco, a essere... Bra fitting, ci occupiamo anche del beach fitting. Oh, ecco, e allora ci occuperemo anche di costumi e daremo anche una pizzicatina alle tendenze, perché giustamente anche l'occhio vuole la sua parte. Grazie davvero ad Anna Stefoni, Personal Bra Lady. Io ringrazio anche la modella Benedetta. Grazie ancora e un caro saluto, e a questo punto ci vediamo presto, va bene? Grazie a te, Manuel. Ciao, ciao. Grazie, grazie. A presto. Termina qui questa puntata di Runway dedicata all'intimo, in modo particolare al reggiseno. Un caro saluto da Manuel Bartolini, un saluto a tutte le donne, nello specifico. Ciao, ciao. Ci vediamo qui, sempre sul 264.